Amici di Manfredonia TV, buonasera e soprattutto amicissimi di Vincenzo Di Staso, benvenuti a Secondo Noi, appuntamento nel quale ci occuperemo della situazione del Manfredonia Calcio, delle ultime. Non ci sono molti aggiornamenti rispetto alla riunione della settimana scorsa e rispetto alle decisioni comunicate ai media dal presidente Antonio Sdanga, ma vi daremo aggiornamento appunto di questo. Poi parleremo del Foggia e della incredibile sconfitta al Galibardi Anconetani di Pisa, di qualche strascico negativo che non fa onore alla società toscana. E quindi poi aspetteremo, stiamo aspettando che arrivi Vincenzo Di Staso, il presentatore titolare. Dovrebbe raggiungerci da un momento all'altro, quindi però in questo caso si siederà come ospite, non più come titolare. Con me Antonio Castriotta, che ringrazio per la disponibilità e per la puntualità. Grazie Antonio. Ciao Antonio, grazie dell'invito e un saluto sempre ai nostri affezionati telespettatori. Daremo qualche ragguaglio pure sui primi movimenti di mercato, perché comunque il mercato di Serie D, che quello ci interessa di più, è in fermento. Ci sono state già delle operazioni importanti, di queste cercheremo di darvi conto. Allora Antonio, il Manfredonia Calcio, la situazione è rimasta alle proposte ricevute dal Presidente, dove pare che alla fine quella che ha maggior fondamento, quella più seria, è comunque rimane ed è stata sempre quella di Lino Troiano, con una cordata di imprenditori che alla fine pare siano sempre gli stessi, parliamo di Rotice, parliamo di Risparmio Casa di Gaetano Vitulano. E adesso si è aggiunta anche la presenza di Raffaele De Nittis, titolare amministratore delegato di San Giovanni di Dio. Tu hai cambiato, hai qualche aggiornamento, hai pensato qualcosa di diverso rispetto alla posizione tua iniziale, che ti voleva comunque legato al fatto che Sdanga avrebbe deciso per Energas? No, io continuo ancora oggi ad essere convinto che alla fine il presidente Sdanga dovrebbe chiudere questo matrimonio, tra virgolette, con la sponsorizzazione di Energas, perché secondo quelli che sono poi i dati, che noi ovviamente non li diremo perché spetta poi al presidente eventualmente nell'eventuale conferenza stampa che verrà tenuta dallo stesso, comunicare ai sipontini e ai tifosi del Manfredonia quali sono le cifre dell'operazione, al punto da dover giustificare poi perché mai, diciamo, a un certo punto si indirizza verso un progetto piuttosto che un altro progetto. Fermo restando che ovviamente, a prescindere da quelle che sono le nostre informazioni che diamo ai nostri telespettatori per dovere di cronaca, il punto fermo è questo, che noi chiaramente saremmo propensi tutti quanti a che il Manfredonia venga in qualche modo continuato a guidare da Antonio Sdanga, però con l'apporto significativo di una cordata imprenditoriale della quale potrebbe anche far parte, perché no, Lino Troiano e tanti altri imprenditori. Io l'ho sempre detto all'inizio, auspicavo che con l'interessamento del sindaco, così come riuscì diversi anni or sono a mettere insieme un numero nutrito di imprenditori, auspicavo che anche adesso, alla luce di quelle che sono state le difficoltà di questa società da quando ha iniziato a militare nel campionato di Serie D, ripeto, auspicavo che quest'anno, di fronte a quelle problematiche che sono sempre state evidenziate dal direttore sportivo, dallo stesso presidente Sdanga, che il sindaco si mettesse a capo, quindi facesse un po' da trade union tra i diversi imprenditori, quindi riuscisse in qualche modo a realizzare una collaborazione tra imprenditori finalizzata poi a far sì che questa squadra non avesse più quei problemi economici che l'hanno caratterizzata in qualche modo negativamente nell'ultimo triennio, nonostante poi ci sia riuscito, Sdanka sia riuscito in qualche modo a portare a termine il campionato e quindi a portare la squadra alla salvezza, e quest'anno il risultato è stato più che soddisfacente per quanto mi riguarda. Quindi la soluzione, chiaramente, che tutti auspicheremmo sarebbe quella che il Manfredonia restasse in qualche modo gestita da imprenditori locali. Quindi, però Soprattutto che si sappiamo iscriva che e, si come iscrive. dicevi tu, che faccia un campionato non di sofferenza come è stato negli ultimi anni, ma almeno che
che si dia un po' di respiro ai ragazzi, non li si lasci come è successo quest'anno senza stipendio da novembre. E quindi alla fine, che sia Sdanga o che sia Lino Troiano, l'importante è davvero che si costituisca un gruppo che dia dignità alla stagione in corso, Antonio. Ma sono perfettamente d'accordo con te, cioè è chiaro, pensare al Manfredonia essendo Antonio Sdanga significa che in qualche modo Antonio Sdanga, per defilarsi, credo che in qualche modo... Sì, perché la cosa che crea degli sbarramenti è il fatto che comunque Lino Troiano è esclusivo rispetto a Sdanga, nel senso che se c'è l'uno non c'è l'altro. Ma questa soluzione dell'esclusività, Antonio, credo non sia fattibile allo Stato. Perché per poter avere l'esclusività in qualche modo occorre un presidente che metta in vendita la società ed è un presidente che sia interessato, un eventuale presidente, che sia interessato all'acquisto della società. Parlando in termini pratici, io non credo che Antonio Sdanga abbia messo in vendita la società, ha palesato tutta una serie di difficoltà economiche. D'altro canto invece c'è chi in qualche modo ha espresso la volontà di voler acquisire la società a certe condizioni. Ora, è chiaro che non credo che Antonio Sdanga in qualche modo accetti di mettersi da parte di buon grado senza, tra virgolette, percepire in qualche modo una sorta di buonuscita. Chiamiamola buonuscita, però una sorta di indennizzo per tutto quello che questo presidente ha fatto in questi anni. Allora poi ci si pone un punto interrogativo, cioè la critica potrebbe dire i tifosi o chi è interessato all'acquisto, va bene, ma che valore ha questa società? Infatti pare che così si siano lasciati venerdì. Con la richiesta a Sdanga di monetizzare il titolo, di far capire, di comunicare quanto valesse il titolo di Serie D. E credo che in qualche modo Sdanga darà risposta a questa legittima domanda di chi è interessato all'acquisto. Ovviamente devono essere esaminati un po'... Perché poi magari con rilevato il titolo si sarebbe fatta una società di capitali, una SPA, come ha ribadito Denitis sì. Rete Smash parte discorso, e quote nelle quali potrebbe entrare anche Antonio Sdanga, quello che avesse voglia di investire quanto gli verrà riconosciuto per vendere il titolo. Ma io... Però a te questo percorso non ti esalta molto. No, cioè, non è che non mi esalta molto. Io sono sempre dell'avviso che se un presidente è a capo di una società per 6 anni, a un certo punto se intavola una trattativa con gente interessata all'acquisto, se la trattativa va in porto, per me il presidente che vende deve defilarsi. Giustamente come è accaduto oggi per l'Inter, l'abbiamo sentito anche, cioè abbiamo avuto un presidente, Moratti, che ha investito migliaia di miliardi nell'Inter, nel ventennio in cui è stato presidente di questa società, l'ha venduta a Toir riservandosi una bella quota, diciamo, della società ovviamente di minoranza. Nel momento in cui subentra la Suning, cioè che è una multinazionale cinese, si è defilato completamente, cioè ha lasciato tutto. Quindi cioè non credo che Antonio Sdanga possa pensare di cedere la società e di rimanere nella stessa possedendo, non so, delle quote di minoranza, no, non so chiaro, a che titolo. Non credo che possa avere un ruolo di secondo ordine. Anche perché comunque troverebbe un ambiente ostile, questo possiamo dirlo. Ma una convivenza veramente, secondo me, molto difficile. Una convivenza sarebbe molto, ma molto difficile. Pertanto, o resta lui al timone di questa società, oppure c'è un out, cioè quindi o resta al timone di questa società, oppure Antonio Sdanga, voglio dire, cede la società alle condizioni che detterà lui, si troverà un punto d'intesa con chi è interessato all'acquisto e poi l'avventura con questa squadra proseguirà con chi avrà rilevato il titolo, ovviamente. Questo è il mio punto di vista. Antonio, potrà avere problemi se accetta Energas di impianto? Qualcuno addirittura ipotizza anche il fatto che possa non avere la concessione all'utilizzo del Miramare. Ti sembra praticabile una cosa del genere? Ma io... Perché comunque ostilità ne troverà tante, l'abbiamo visto che è successo lo scorso anno quando c'è stata solo quella sponsorizzazione di 3 mesi alla fine, si è bloccato l'erogazione del contributo che ha bloccato di fatto 90.000 euro al comune, se vogliamo anche di qui sono nati i primi problemi di natura economica. Pensi che questa ostilità ad Energas si ripercuoterà sulla società di calcio e quindi con tutta una serie di vessazioni conseguenti?
Ma non lo escludo che ci possano essere delle ritorsioni nei confronti della società, nei confronti di Antonio Zanga, però viene da dire che così come possono esserci ritorsioni nei confronti di Antonio Zanga, è anche poi comprensibile il fatto che cioè, si deve comunque appurare senza ombra di dubbio un fatto, cioè che è stabilire se Energas verrà ad insediarsi a Manfredonia. Nessuno oggi riesce a dire con estrema certezza che Energas non verrà ad insediarsi a Manfredonia. Quindi c'è sempre un atteggiamento molto generico. Quindi adesso si attacca Antonio Zanga solo perché gli è stata proposta da parte di Energas la sponsorizzazione della squadra. Però, cioè, io dico questo, se Energas in qualche modo verrà ad insediarsi a Manfredonia, comunque sia, verrà ad insediarsi a Manfredonia, comunque sia, non capisco perché poi una volta che si è insediata, fra un anno, 5 mesi, 7 mesi, 8 mesi, io non so la tempistica, perché mai un presidente che è titolare di un titolo e quindi di una società che milita in Serie D dovrebbe rinunciare a una sponsorizzazione? Cioè, Così importante poi non da. riesco francamente ad Si parla accettarla di questa cosa. 500.000 euro, insomma, che in Serie D Ma significa certo, parecchio. perché comunque in fin dei conti questa società può ottenere soltanto un'utilità, cioè il Manfredonia Calcio dalla sponsorizzazione può ottenere soltanto un'utilità, non è che rinunciando alla sponsorizzazione Energas poi non viene a Manfredonia. Se viene perché deve venire, allora è anche in qualche modo, io non ci vedo nulla di male a che il presidente Antonio Zanga accetti la sponsorizzazione. Se non dovesse venire, allora dovremmo essere comunque felici perché siamo riusciti ad ottenere un bel regalino da Energas. Ma ripeto e lo torno a dire, lo ribadisco, io mi pongo questa domanda, se l'amministratore delegato di una società come Energas oggi viene a proporre una sponsorizzazione di 500.000 euro a Manfredonia, È perché ha probabilmente, già il risultato in è tasca, certo, probabilmente. se non ce l'ha praticamente al 100%, però al 90% è sicuro di venirsi ad insediare. Peraltro, giusto per, siccome dobbiamo in qualche modo raccogliere le voci di popolo, quello che si dice in piazza, in giro, io ho saputo che c'è gente che, voglio dire, che lavorava addirittura alla Manfredonia Vetro, che già è sicura di lavorare per Energas. Sì, questo abbiamo sentito anche noi. Si parla di pochi posti, però Pochi pare posti, però che pare che siano siano stati state, le già caselle siano segnate. state già assegnate Esatto, cioè, e riempite. non voglio essere, non voglio anticipare assolutamente nulla, non so chi siano queste persone, Magari però sono gli stessi che si dicono contrari, quelli dell'Energas, lo perché poi so, in cioè, quindi questo paese succede c'è. pure questo. Francamente, il problema è questo, che voglio dire, da parte mia. Quando si è parlato di Energas, è stato associato al discorso della pericolosità dell'impianto e tutto quello, è normale che c'è un po' di paura, un po' di timore. Ma certo, pure io sono assolutamente E quindi c'è la contrario contrarietà a che venga all'Energas. insediato questo impianto a Manfredonia. Però ripeto, cioè adesso io sono tanti anni che vivo qui a Manfredonia. Noi abbiamo pensato tante volte in negativo sull'insediamento di tante fabbriche che poi si sono andate ad insediare altrove. Però sta di fatto che dopo le decisioni riguardanti l'insediamento delle fabbriche sono sempre state fatte senza tener conto in nessuna ipotesi della volontà popolare. Solo oggi si parla della volontà popolare e dell'ostilità, ma qui parliamoci chiaro, sono state insediate fior e fior di fabbriche a Manfredonia nel contratto d'area. Cioè nessuno Però dice. non di questa pericolosità, Antonio, obiettivamente. Allora, certamente poi non sono un tecnico, ripeto. Certo. Il mio discorso non deve essere interpretato male. Io non sto dicendo che sono favorevole all'insediamento di Energas. Certamente questa è una fabbrica un deposito che potrebbe essere pericoloso perché sembra un deposito di gas. Però credo che ci siano che questi siano stati in Dobbiamo qualche modo. fermarci, Antonio, dobbiamo fermarci qualche istante, non ci lasciate perché comunque dobbiamo parlare ancora di movimenti della Serie D e dobbiamo parlare di Pisa Foggia. A più tardi.